terrore di perdere il lavoro. Eravamo comunque in un periodo storico particolare, eravamo veramente in crisi. Siamo state in cassa Covid, abbiamo cominciato a lavorare 3-2 giorni alla settimana e a febbraio esce la novità che l'azienda è fallita. Il 90% della forza lavoro sono donne qua dentro. Le ragazze si sono rimboccate le maniche per continuare ad andare a lavorare finché poi non è arrivato Campodonico, che poi è l'attuale proprietario che ha rilevato l'azienda. Ha assunto tutte le dipendenti con lo stesso orario, con la stessa modalità di salario, lo stesso inquadramento, quindi nessuno ha perso il posto di lavoro. Faccio dalle 8 alle 17 nel reparto di steratura. Tiriamo, c'è la roba di spugna che va piegata e giù di sotto c'è il smestamento e l'insaccatura. Siamo in piedi 8 ore al giorno con queste temperature pazzesche, ci aggiungiamo anche la mascherina che non è piacevole. Siamo quasi tutte full time, arriviamo a casa alle 6 e ne abbiamo ancora un bel po' da fare. Le speranze sono buone, le prospettive ci sono. Abbiamo assunto ad oggi un po' di persone, c'è ancora la grossa incognita dell'inverno, del Covid, di cosa succede dopo l'estate, quindi siamo un po' qua con le dita incrociate. Thank you.